veglia in ogni momento pregando. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno liturgico, accogliamo il Vangelo. Luca 21, 34, 36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Amen. Carissimi amici, che meraviglia il Vangelo di oggi. È un Vangelo che, come abbiamo letto in quest'ultimo periodo, questi almeno 2 mesi e mezzo, è Vangelo secondo Luca, Vangelo feriale, in cui si concludono questi discorsi escatologici. Gesù parla della sua venuta, ma soprattutto dell'atteggiamento che noi dobbiamo avere. Vedremo che è un atteggiamento molto simile da domani, fino a Natale, dell'Avvento, la preparazione, l'attesa. E Gesù in Luca lo dice in un modo davvero, potremmo dire, soave, molto bello, a differenza di Matteo e di Marco, dove comunque c'era un riscontro molto forte del giudizio. Qui, nel Vangelo secondo Luca, Gesù dice di stare attenti, quindi fare attenzione a come noi viviamo, a come trascorriamo le giornate, a come affrontiamo le situazioni e le difficoltà. Stare attenti significa custodire i nostri occhi, i nostri pensieri, le nostre parole. Soprattutto custodire il nostro cuore dalla disperazione, dallo scoraggiamento, dal mancare di fede in Dio, di fiducia in Lui. Ma ancora Gesù dice in questo Vangelo secondo Luca, capitolo 21, vegliate in ogni momento pregando. Ecco l'incoraggiamento. La vita sia una veglia. La vita sia per ciascun cristiano un attendere il Signore, un essere preparato all'incontro con Lui. Perché noi da quando nasciamo siamo in pellegrinaggio verso la meta, che è il regno dei cieli. Stare insieme con Dio, essere in Dio. Ma quanto è importante qui sulla terra, come Gesù dice, vegliare ogni giorno pregando. Cos'è la preghiera? È la comunione con Lui. La preghiera è innanzitutto ascoltare Dio che ci parla, ma non parla a casaccio, a vanvera, nell'aria. Ci sono certamente dei segni nella nostra vita. Abbiamo la sua parola. Abbiamo questo libro meraviglioso dove lui ha parlato per più di 1000 anni, attraverso il popolo di Israele, attraverso Gesù e attraverso le prime comunità cristiane. Abbiamo una parola che è chiara, che è precisa. E che soltanto come cristiani cattolici da 60 anni lo abbiamo nelle nostre mani, ma per secoli era nascosto, poco lo conoscevamo in quanto cristiani, a causa delle traduzioni, di una lingua sconosciuta, degli studi e di tante altre situazioni culturali e storiche. Vegliare pregando significa ascolta. Leggi la Bibbia, leggi il Vangelo ogni giorno, meditalo, riflettilo e proclamalo nella tua vita, perché questa è la veglia che Dio vuole. Qui ci sono tutte le promesse. Quanto è importante quindi vegliare pregando. Signore Gesù, oggi metto la mia vita nelle tue mani, perché tu possa intervenire in tutte le mie difficoltà e aprirmi gli occhi, aprirmi una strada nel deserto. Signore, credo in te, credo che in ogni prova tu mi doni la soluzione e nelle tenebre tu porti la luce vera, nel tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore.
A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, buon fine d'anno liturgico e concludiamo con questo bellissimo slogan. Veglia in ogni momento pregando. Questa è la nostra forza, cari amici. Pregare, leggere la parola, metterla in pratica. E per aiutarvi, vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra scuola biblica online. Potete farlo direttamente dal nostro sito web e anche ad iscrivervi alle serate online di Avvento che da mercoledì prossimo vi accompagneranno settimana dopo settimana nell'attesa del Natale, con la sua parola da riflettere, meditare e proclamare, perché si fa carne. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani, ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.